Allora, il Vangelo di questa settimana mi ha fatto riflettere su un punto dove viene descritto che il padrone invia diversi servi ed infine il figlio dai contadini per raccogliere i frutti della vigna. Quello che mi ha trasmesso questa parte è che nonostante noi possiamo commettere errori, essere dei peccatori, Dio ci offre una, ma anche due, tre, quattro possibilità per ravvederci e per ritornare sulla retta via, che in questa parte del Vangelo sono rappresentate appunto dai servi e dal figlio, le opportunità. E questo, secondo me, è una bella immagine che trasmette questo Vangelo. Significa che Dio per noi c'è sempre e ci sostiene. Per quel che riguarda riflessioni che ha scaturito in me, oltre a quello di cui ha parlato Veronica, c'è il discorso che dal Vangelo si capisce come da Dio non ci sia mai nient'altro che la bontà nei confronti nostri. Quello che invece risulta come un allontanamento, una condanna, viene sempre da noi, perché comunque anche nel momento in cui c'è una sorta di condanna comunque all'interno del Vangelo, ma è Gesù che lo chiede ai capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo: voi cosa fareste? E quindi sono loro che siamo noi stessi dopo darci un giudizio negativo, che comunque è un giudizio che va sempre nella direzione, se vogliamo, di allontanamento. Quindi gli stessi capi dei sacerdoti dicono che quei malvagi verranno fatti morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini. È sempre un allontanare, quindi si va nella direzione sempre che è un po' il contrario, se vogliamo, della bontà di Dio, che addirittura arriva a sacrificare lo stesso figlio proprio come atto di fede e di fiducia nei nostri confronti. E addirittura il nostro atteggiamento dovrebbe essere proprio quello di aprirci e di permettere alla parola di Dio di lavorare nelle nostre vite con tutte le occasioni che ci vengono date, perché questo ci permette addirittura di diventare non più pietre scartate, ma proprio le pietre d'angolo attraverso l'opera che fa il Signore con noi nella nostra vita, insomma, e appunto diventare meraviglie ai nostri occhi. Queste sono un po' le nostre riflessioni. Grazie.